Signore e signori, buongiorno. Io darei inizio a questo incontro, anche perché effettivamente nei webinar cerchiamo di essere corretti e puntuali e do un benvenuto a tutti, signore e signori, a questo momento sul quale futuro per il mercato BAI in sella verso nuove sfide. È un incontro organizzato da Sosport, l'associazione confindustriale che rappresenta le aziende dell'abbigliamento, calzatura, attrezzatura sportiva, e io sono Manuela Biel, sono direttore di Sosport. Questo è un incontro importante. Noi abbiamo invitato tutte le aziende del settore bike, in particolare le aziende dell'abbigliamento, della calzatura e dell'attrezzatura sportiva. È un mondo che in questo momento sta andando a gonfie vele. E quindi Assosport ha pensato giustamente che è corretto sostenere questo mondo, valorizzare questo mondo. E quindi abbiamo deciso agli imprenditori di questo mondo di dare anche delle risposte concrete in termini di attività, progettualità e servizi. Bene. Il mio compito ora è di ricordare a tutti voi come passeremo questo pomeriggio insieme e quindi do immediatamente avvio a inizio ai lavori, però ricordandovi il programma della giornata. Introdurrà i lavori Elisabetta Gaspari, vicepresidente di Assosport e direttore generale di Winditex e Vagotex, e Alessio Cremonese, consigliere di Assosport e amministratore delegato di Manifattura Vancismon. A loro un plauso, anche perché grazie a loro che abbiamo organizzato questo incontro, grazie al loro impegno, alla loro responsabilità e al grande interesse che suscita il settore. Poi arriveremo subito a introdurci nel contesto del settore bike. Abbiamo con noi un socio di Assosport, Benedetto Sironi, che è direttore editoriale di Bike for Trade e presidente di Sport Press. Qui cominceremo ad analizzare i dati del settore bike, i dati sia italiani che i dati all'estero, con un'analisi attenta su quelli che saranno i trend e le previsioni per il futuro. Ci piacerà moltissimo poi analizzare quello che sono le considerazioni dei retailer, dei negozianti, e quindi la carica dei 101 sarà un'inchiesta con delle interviste specifiche ai rivenditori e quindi avremo, diciamo così, delle considerazioni molto precise sul mercato della distribuzione. Poi ecco, ne parleranno insieme a noi alcuni imprenditori che ringrazio personalmente per la collaborazione e l'impegno che hanno dato a questo incontro e nello specifico Alessia Piccolo, amministratore delegato di APG, Cristiano Barbazza, presidente di Rudy Project, Alfonso De Antoni, sales manager di Brico Basic Italia, Rosella Signori, amministratore delegato di CD Sport, Mauro Borgini, amministratore delegato Borgini Jersey, e poi con noi abbiamo voluto la distribuzione, quindi l'amministratore delegato di Sportler Jacopo Oberauch e Luca Nordello, fondatore di All for Cyclings, che ringrazio personalmente per tutto. Bene, immediatamente la parola a Elisabetta Gaspari. Grazie Elisabetta. Grazie Manu. Intanto vi saluto caramente, siamo tutti molto felici e fieri della enorme partecipazione che questa nostra iniziativa ha suscitato. Questa iniziativa che ci viene, che ci è stata suggerita da vari fattori, soprattutto insomma, un po' parlando fra di noi e confrontandoci soprattutto con Alessio e con l'organizzazione di Assosport. Abbiamo sentito la necessità di coinvolgere e aprire un pochettino gli orizzonti anche dell'associazione a questo mondo, il mondo del bike, che è un mondo che in questo momento sta avendo un grande successo, giustamente e finalmente. È un mondo che ha la leadership. Quello dell'abbigliamento e dell'accessorio, che ha sicuramente una leadership in Italia importante, non solo a livello europeo, ma anche a livello internazionale. E poi questa iniziativa ci è venuta anche proprio dal fatto che facciamo fatica a sentirci uniti, ognuno di noi è molto preso dalla sua quotidianità, ma facciamo fatica a confrontarci anche e soprattutto per l'assenza di momenti aggregativi come sono sempre state le fiere per noi. Ci tengo moltissimo, tra l'altro, a sottolineare
che ci piace invitarvi perché ci piace anche farvi capire che cos'è questa associazione e che cosa può dare. Quindi speriamo che poi questo vi porti a riflettere e magari avvicinarvi ulteriormente alla nostra associazione, nella quale ci piacerebbe tantissimo accogliere chiunque ritenga che la parte associativa ha un certo tipo di importanza e che probabilmente l'unione fa la forza e uniti saremo anche più forti. Quindi speriamo che questa iniziativa che abbiamo pensato per voi oggi sia un'iniziativa di valore e che vi avvicini al nostro mondo associativo. Quindi passo la parola ad Alessio e vi saluto chiaramente. Grazie Elisabetta, a te la parola Alessio. Sì, anch'io rinnovo i saluti a tutti, i ringraziamenti ad Assosport per averci creduto veramente in questo tavolo di lavoro e mi fa piacere vedere che ci sono tante adesioni perché significa che abbiamo toccato il punto giusto. Quello che volevamo raccogliere in questa giornata era proprio un dialogo, cercare di portare un confronto tra imprenditori che vivono in una filiera che sicuramente già di per sé aveva delle caratteristiche di espansione e che stava vivendo comunque degli anni buoni, ma che ha subito, grazie a questo Covid, un'accelerazione importantissima. Quello che volevamo rappresentare oggi era proprio anche tanti punti di vista della nostra filiera, una filiera che sta correndo, come dicevamo, ma una filiera anche molto disomogenea, ovvero una filiera che vede degli attori che la partecipano con complessità completamente diverse. Abbiamo infatti voluto accogliere quest'oggi dei produttori di materie prime, quindi dei produttori di tessuto che hanno drammatico la supply chain su altri reparti industriali, dei produttori di materiali come siamo noi, quindi produttori di abbigliamento, dei produttori di scarpe, accessori, quindi caschi, occhiali, che hanno magari delle produzioni delocalizzate, quindi con delle problematiche anche loro di supply chain diverse, magari da chi si approvvigiona delle materie prime in Europa. E per finire volevamo dare uno sguardo a quello che era il settore del retail, quindi coloro gli occhi che noi possiamo avere sul mercato e abbiamo coinvolto anche lì degli attori che avessero delle caratteristiche diverse, quindi un negozio online, un negozio fisico, perché insomma li ha entrambi, e anche un negozio più strutturato, quindi una catena. Speriamo non di darvi delle risposte, perché questa non è la nostra volontà, ma di aprire un dibattito che possa andarci a casa con delle considerazioni che poi ognuno porterà nelle proprie aziende e cercherà di elaborarle per affrontare questo momento, che sicuramente è un momento positivo, ma che rappresenta anche delle enormi difficoltà da un punto di vista industriale. Grazie Alessio, sei stato gentilissimo. Adesso, prima di dare la parola a Benedetta, quindi solamente sinteticamente una SWOT analisi che Assosport ha fatto proprio per capire come affrontare questo comparto e perché effettivamente è interessante in questo momento affrontare questo comparto. Chiedo a Monica se mi mette la SWOT analisi. Grazie Monica. Ecco, semplicemente l'obiettivo nostro era quello di capire i punti di forza, i punti di debolezza e le opportunità su cui fondare la nostra attività. Sicuramente un grande numero di aziende, una fidelizzazione totale delle nostre aziende associate, ne abbiamo 25-26 già di questo comparto. Sicuramente un settore, scusami Monica, puoi rientrare, grazie. Sicuramente un settore che ha degli ambassador interni e di grande valore e che possono riconoscere ancora di più la potenzialità di questo mondo e poi la presenza di altre associazioni dedicate. Infatti con noi qui oggi c'è e ringrazio anche Piero Nigrelli, direttore del settore bici di Ancma, perché secondo me l'unione tra associazioni Confindustriale e Consorelle sicuramente ci può dare ancora più forza. Poi a lui anche darò la parola. Le opportunità, perché mi piace parlare sempre di quelli che sono gli elementi positivi relativamente a questo progetto, è che sicuramente è un mondo in espansione.
ha una necessità di dialogo strutturato, lo diceva anche Alessio, abbiamo esigenza di avere dati continuativi, aggiornati e freschi. Ci sono moltissime aziende che valorizzano l'eccellenza del Made in Italy e poi c'è una grande tematica che è il concetto di sostenibilità che vorremmo capire effettivamente in questo settore a che punto è. Ma punti di debolezza, mettiamoli come debolezza, però sicuramente abbiamo bisogno di conoscere qualcosa di più e quindi abbiamo bisogno di voi e dei vostri interrogativi. Sicuramente ci sono tante aziende, sia come dimensione che come tipologia, che sono eterogenee, però sicuramente sono punti che possono diventare punti di forza. Nelle minacce, proprio perché in una SWOT analisi dobbiamo parlare di minacce, però è vero, ci sono dei top brand trainanti. Ecco, l'unica cosa vera in Italia, ma non è solamente un problema del settore ciclo, è un po' un problema di tutti noi italiani che c'è scarso spirito associativo. E quindi ritorno alle parole di Elisabetta Gaspari, spero che questo sia un momento, un punto di partenza eccellente per poter affiancare tutto il mondo del settore ciclo. Bene, grazie a tutti, Benedetto, a te la parola perché ci interessano moltissimo i tuoi dati. Grazie Manuela, grazie a tutto il gruppo di Esosport. Faccio una premessa davvero breve. Innanzitutto complimenti per questo incontro che mi sembra davvero molto molto positivo e sono sicuro che regalerà degli stimoli utili, quindi complimenti a tutto il gruppo di lavoro. Mi scuso già in partenza perché per la rapidità con cui cercherò di esporre i dati che vi andrò a presentare, proprio perché vogliamo poi lasciare la parola agli imprenditori, vogliamo sentire anche dalla voce poi delle altre aziende se ci sono domande, interventi. Quindi davvero potrei soffermarmi anche 2 ore su questi dati che andrò, ma non lo farò. Cercherò davvero di essere rapido, di darvi degli highlight e quindi su certe slide andrò davvero in modo veloce. Poi ci sarà anche la possibilità per chi partecipa a questo webinar di avere anche un abstract su questi dati. Vado con la condivisione, confermatemi Manuela che vediate adesso lo schermo, così vado via rapidamente. Ecco qua. Bene, se vuoi metterlo a schermo pieno, grazie. Dovreste avere lo schermo pieno adesso. Mi confermate? Perfetto, io vado. Allora, abbiamo cercato, grazie un po' al lavoro di tutto il nostro team di Sportpress, di Bike4Trade, che incrocia tutta una serie di dati, ricerche a livello Italia, Europa, mondo, di così mettere insieme tutta una serie di dati e statistiche che possono essere interessanti anche ai fini della discussione. Prendiamola un po' alla larga. L'effetto Covid, insomma, ormai lo abbiamo capito, lo abbiamo imparato, ha sicuramente avuto tante negatività, ma ha anche portato degli aspetti positivi, tra cui sicuramente una maggiore attenzione alla propria salute, alla propria forma fisica e quindi un incremento delle attività sportive. Guarda caso, il ciclismo nella classifica di queste attività è ai primissimi posti, se non al primo, secondo alcune analisi. Vedete qui un più 59%. Altre analisi di alcuni enti esteri, tra l'altro fatti su più paesi, quindi questi riguardano proprio il settore internazionale, danno l'outdoor running e la bici come le categorie di prodotti che, secondo tutta una serie di interviste fatte a operatori del settore, aziende, retailer, cresceranno maggiormente dopo questa situazione pandemica. Qua abbiamo anche proprio iniziamo a dare dei numeri, delle cifre concrete. Qui è un insight che abbiamo avuto partecipando a Taiwan, a un incontro che dà una prospettiva di crescita, in questo caso di vendite di bici, molto importante, un forecast del più 43% fino al 2030. Chiaramente nessuno ha la palla di cristallo, però insomma, queste analisi trovano più di un riscontro e danno sia il mercato nordamericano che il mercato europeo orientato e che viaggia verso a sfiorare i 30 milioni di bici vendute entro il 2030. Previsioni che trovano conferma anche sul mercato asiatico, qui le abbiamo fino al 2027, partendo da un dato 2018-2019, 22 milioni, ecco, vedete che c'è sicuramente un incremento previsto. Quali sono i driver che trainano il mercato?
sicuramente sono più di uno, quindi abbiamo cercato di in questa torta di inserirli, city bike, road bike, mountain bike, sicuramente l'elettrico come vedremo, e una suddivisione tra uomini, donne e kids che è abbastanza diciamo eterogenea, e sicuramente la donna, come sappiamo tutti, sta crescendo. Veniamo all'Europa. Qui ringrazio tra l'altro sia ANCMA che CONEVI, che è l'associazione delle, europea delle varie associazioni nazionali, che ci ha dato comunque una serie di dati. Tra l'altro sottolineo che per chi poi volesse avere la ricerca completa, Piero Nigrelli, poi lo coinvolgeremo, è a disposizione, vi dirà poi come accedere. Diciamo che qui andiamo a vedere il dato europeo sulle vendite di bici e bike, quindi aggregato. Vedete che negli ultimi anni dal 2000 è abbastanza abbastanza similare, e viaggia su circa i 20 milioni di bici vendute. Chiaramente il 2020, che ancora non abbiamo come dato aggregato, è sicuramente in forte crescita, come è in crescita del resto il segmento bike. Vedete qui una crescita esponenziale che porta a quasi 3 milioni e mezzo le bike vendute nel 2019. Dati di vendita per paese: come sappiamo la Germania è e rimane il primo mercato con più di 5 milioni di bike nel 2020, seguita dalla Francia, Gran Bretagna, l'Italia al quarto posto e la Spagna. Poi andremo a vedere nello specifico ovviamente i dati Italia. Interessante anche analizzare il prezzo medio di vendita, perché sarà un elemento importante da valutare anche dopo a seconda dei fatturati. Vedete che in Austria addirittura il prezzo medio di vendita di una bici è di 1765 euro, a seguire Paesi Bassi, Belgio, Germania e Danimarca. Qui il nostro paese è un pochino indietro nella classifica, perché il prezzo medio è chiaramente un po' più basso. Venendo nello specifico a due mercati importanti, appunto come Germania e Francia, interessante, prendete per esempio il dato della Germania. Le vendite sono cresciute del più 16% nel 2019, ma il fatturato addirittura del più 40%. Perché? Perché appunto il prezzo medio di vendita si è alzato. E del resto, se vedete la quota delle bike, quindi quota elettrica, addirittura si parla di 38%, quindi qua il 40% di bike, come sappiamo, magari hanno un prezzo medio più alto. Addirittura su 5 milioni, quasi 2 milioni sono i bike. La Francia ha le stesse dinamiche, anche se un pochino meno forti di quelle della Germania, perché vedete, le vendite sono cresciute, ma non di così tanto, e il fatturato invece ha un più 25%. Quindi anche qui prezzo medio di vendita, che è comunque un po' più basso, influisce, e quindi si vendono di fatto bici di qualità e di posizionamento superiore. Venendo all'Italia, dati ANCMA che sicuramente tanti di voi già sanno e che Piero con tanta appunto fatica a volte raccoglie, ma e sono molto, sempre molto interessanti, poi ci dirà magari qualcosa in più, significativo, mi limito a dire che dopo tanti anni da questa parte si sono superati, tornati a superare i 2 milioni di pezzi, con una crescita davvero importante delle bike, più 44%. Interessante però anche analizzare i dati di produzione e di export. Anche qua produzione molto molto bene, sia sulle bike soprattutto, ma anche sulla bici normale. Cala un po' l'export e l'import, perché ovviamente è cresciuto il mercato interno. Interessante anche andare un pochino indietro nel tempo e addirittura andare a vedere alcuni anni, come per esempio degli anni 90, dove si era raggiunto un record davvero storico con un 94 che aveva una produzione di 5,8 milioni di bici, l'export oltre 3 milioni, le vendite 2,7 milioni, dati che non si sono più raggiunti. Diciamo che era anche gli anni, se vi ricordate, dell'esplosione della mountain bike, no? E ci si chiede, ma questa crescita, questa bolla che così magari chiamiamo e su cui ci soffermiamo dopo, è similare a quella? Ecco, la risposta probabilmente è no, ma poi sarò anch'io curioso, da osservatore e da giornalista, di sapere dai nostri poi imprenditori che cosa ne pensano di questa crescita notevole che c'è stata nel 2020 e se continuerà. Vedete che qui la conferma di quello che dicevamo, andamento delle vendite di bici in Italia, che dopo tanti anni, perché si parla di da 20 anni non superava le 2 milioni di unità, e invece nel 2020 sono state appunto superate. La produzione anche ha superato dopo un po' di anni 3 milioni di pezzi, le e-bike anche in Italia chiaramente stanno crescendo tanto e sono arrivate a 280.000 unità. E andiamo a fare l'ultima parte della mia presentazione, dedicata un po' alla mobilità.
Vedete che un'altra ricerca qui ci dice che tra le 5 abitudini top degli italiani c'è proprio l'utilizzo della bicicletta tra 2020 e 2021, quindi un dato, insomma, molto positivo. Però ci sono anche, ovviamente non nascondiamo, dei problemi, delle difficoltà. La bici a volte è un mezzo ancora un po' difficile da utilizzare da parte di alcuni utenti perché c'è il discorso del meteo e però interessante questi altri punti che vedete a destra, strade poco sicure, mancanza di piste ciclabili, strade in cattive condizioni, mancanza di posti dove lasciare la bici. Si sa che l'Italia qui è un po' indietro rispetto ad altri paesi molto più evoluti. Andiamo quindi a vedere che cosa, quali tipi di investimenti sono stati fatti in Italia e anche negli altri paesi. E qui dobbiamo sottolineare, credo che poi anche qui Piero ce lo potrà confermare, che in realtà qui l'Italia è stata virtuosa, perché addirittura dopo la Finlandia è seconda come investimenti pro capite in mobilità negli ultimi mesi, diciamo, e anni. 600 milioni di euro, mettiamoci il bonus bici, mettiamoci le ciclabili. Sulle ciclabili è interessante questo dato. Le nuove ciclabili realizzate nel 2020, quindi post-lockdown, e vedete che in alcune città, insomma, si parla di 35 km a Milano, 30 a Genova, 15 a Roma, quindi è stato fatto qualcosa. Sì, siamo ancora magari indietro rispetto ad altri paesi, però abbiamo imboccato la strada giusta. Anche lo sharing, chiaramente, mettiamoci anche questo, e qui parliamo anche di sharing anche di altri mezzi, però come sappiamo lo sharing riguarda molto anche le bici, e vedete che comunque Milano è capofila, è tra le capofila in Europa anche sullo sharing. Quindi vedete qui è al terzo posto nel ranking della mobilità condivisa dopo Parigi e Londra. Ultima parte della presentazione, qui vi presento in esclusiva anche la ricerca completa che molti di voi avranno letto già su Bike for Trade, che riguarda la carica di 101. Noi abbiamo intervistato 101 negozi del settore bici e gli abbiamo chiesto alcune cose. Innanzitutto ci hanno confermato che il 2020 è stato chiaramente un anno di forte crescita, il 77% appunto è cresciuto. E tra l'altro più del 70% dei 2 miliardi, qui ce lo dice sempre Anma, è avvenuto nelle reti commerciali di prossimità, quindi nelle piccole e medie superfici. Benedetto, puoi allargare lo schermo perché non vediamo bene. Allora, così lo vedete, aspetta che riprovo. No, non vediamo più le tue slide. Non vediamo più le Allora, tue slide. sì, è tornata la condivisione, ma rivado subito, probabilmente è saltata, vedete adesso. Ma perché c'è qualcuno che sta dividendo le slide? Vi chiedo di togliere le condivisioni, grazie. Ok, ditemi se così adesso ci risiamo, perché io non ho toccato niente, giuro. Allora, adesso vedete lo schermo? Lo vedete adesso, Manuela? Perfetto, grazie. Giuro che non ero stato io. Allora, forse siete arrivati qua, dicevo la crescita qui, quindi questa l'avete vista, probabilmente più 77%, vado via rapido. Interessante il discorso riferito al confronto con altri settori, perché per esempio nel running and outdoor sì, c'è stata magari anche una crescita o un anno anche positivo, ma non così tanto come nella bici. Ed è interessante anche capire quanto i negozi bici sfruttano l'online. Rispetto ad altri segmenti anche del mondo sport è meno utilizzato. Solo il 33% ha un e-commerce, e come sappiamo, e qui da un confronto anche con Piero Nigrelli trovavo conferma di questa cosa, le bici ancora, proprio il mezzo bici è ancora poco venduto nel canale online, più ovviamente la parte accessori e abbigliamento. E vedete che qua, infatti, per esempio, se i negozi running, i negozi outdoor hanno circa un 50% di negozi che utilizzano l'e-commerce, nella bici è solo un 30%. Qua poi vado via veloce, non perché questi dati non siano interessanti, anzi lo sono molto, ma diciamo che abbiamo chiesto anche ai nostri lettori, ai nostri negozi intervistati, anche la classifica dei marchi più venduti. E qua trovate appunto tutta una serie di punteggi, di ranking dei marchi più venduti a seconda delle varie categorie, quindi bici tradizionali, i bike. Ovviamente i marchi sono tanti, sia italiani che internazionali, quindi qui trovate tutte le classifiche. Componentistica, accessori, ma la cosa interessante è abbigliamento, qui vedo che qualcuno dei relatori probabilmente sarà contento dei risultati, e quindi la cosa però importante e significativa con cui chiudo è, al di là di anche il brand rivelazione, anche il trend rivelazione. Come sappiamo, anche qui ci è stato confermato che il gravel sicuramente è stato un po' la disciplina, il trend
di questi ultimi mesi, anche la mountain bike che sicuramente si è confermata e via via tutto il resto. Io vi ringrazio, spero di essere stato rapido quanto volevo, mi sono dato anche un timer, sì, ci sono quasi stato dentro secondo i tempi che mi ero dato. Chiedo, ecco, esatto, di staccare la presentazione. Mi ringrazio anche di avermi dato un po' questo ruolo di co-moderatore e presentatore e tra l'altro vado subito a così porre una prima domanda, un primo tema che abbiamo... Grazie Benedetto, grazie. Sei andato talmente veloce che certe volte non abbiamo neanche visionato totalmente i dati, però forse è voluta questa considerazione perché sicuramente ci interessa molto la tua ricerca, ci interessa molto la tua analisi e potrebbe essere un punto di riferimento focale per molte aziende. Effettivamente però l'obiettivo di questo incontro, e ribadisco, un draft di questa ricerca sarà a disposizione, però l'obiettivo è quello di sentire il parere degli imprenditori, no? E quindi fondamentalmente, grazie, puoi partire Benedetto con anche l'analisi del panel dei relatori per cominciare a sentire proprio da un confronto diretto quali sono i punti di vista rispetto a questa grande potenzialità o grande bolla che si vuol chiamare. Grazie, esatto. Benedetto. Esatto, avevo fatto la premessa scusandomi, esatto, della rapidità, ma davvero non volevo, volevo dare degli spunti che poi, su cui poi si potrà tornare e dare davvero la parola subito adesso ai relatori e anche alle aziende che sono qui collegate. Il primo tema è proprio quello che in parte abbiamo già detto e hai ricordato giustamente tu, questa forte crescita, ma non si tratta magari di una bolla come abbiamo detto e ribadiamo, sicuramente questo grande incremento ha portato degli effetti positivi, senz'altro, ma ha anche portato, insomma, degli effetti un po' collaterali, se vogliamo. Sappiamo tutto il tema della produzione, dei ritardi, dei trasporti, che si sono, chiaramente i costi si sono molto alzati, delle consegne un po' in ritardo. E quindi io chiedo, e quindi coinvolgo già, per esempio, Rosella, signori di Sidi, e do quindi passo la parola a lei, e chiedo poi anche agli altri relatori che introdurremo di darci un po' un loro punto di vista su questa situazione e quali possono essere le possibili soluzioni e le strategie che ogni azienda magari ha adottato e adotterà per far fronte a questa situazione, sicuramente, come abbiamo detto, positiva, ma che presenta anche delle nuove sfide, oltre a delle nuove opportunità. Quindi Rosella, benvenuta, e cosa ci dici a questo proposito? Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, è un periodo sicuramente imprevedibile. Allora, tu hai fatto delle statistiche anche, diciamo, confortanti per il futuro. Noi sinceramente pensiamo che è anche difficile stimare che cosa succederà in futuro, perché non ci sono dei dati da analizzare, perché questa cosa non è neanche mai successa, quindi è un po' difficile. Comunque speriamo che sia come dici tu o come ho intravisto nei grafici che hai messo tu. Sicuramente ci troviamo di fronte a delle forti tendenze nuove che si sono accentuate durante la pandemia. Quindi, come ripeto un po', la nascita di nuove esigenze, di una nuova tipologia di cliente, quelli che probabilmente hanno scoperto il ciclismo durante il periodo della pandemia. Poi la mountain bike in forte crescita, un trend che già si stava intravedendo negli ultimi anni, però che non si pensava fosse così forte. Anche noi, sinceramente, nella stagione 2021 abbiamo aumentato tanto la produzione della mountain bike. Poi c'è il fenomeno gravel, anche questo, il lockdown ha fatto venire voglia probabilmente di fuggire dalla strada asfaltata e di buttarsi sulle strade bianche. Un po' di più leggerezza, un po' di più libertà. Sicuramente tutte queste cose. Il discorso della produttività. Allora anche noi è difficile questo picco, appunto, come dicevo prima, speriamo che si stabilizzi a livelli superiori rispetto a quelli che abbiamo avuto negli ultimi anni, però sicuramente da qui nascono delle problematiche e delle decisioni che le aziende devono affrontare, per esempio le assunzioni o la produttività, quanto aumentare la produttività. Noi adesso stiamo utilizzando le ore straordinarie, cioè
utilizziamo l'overtime ogni giorno, però è una soluzione transitoria, non possiamo utilizzare per sempre questa soluzione qua. E poi anche le assunzioni, quante persone dobbiamo assumere? Noi abbiamo già assunto delle persone, però queste sono persone nuove, oltre al fatto che c'è difficoltà di reperire manodopera specializzata. Queste persone nuove hanno bisogno di imparare, soprattutto nel nostro settore, dove il lavoro non è proprio così semplice. Noi produciamo, oltre che le scarpe da ciclismo, anche gli stivali da motociclismo, e sono prodotti molto tecnici e devono essere performanti e devono calzare perfettamente, quindi sono prodotti un po' particolari, bisogna saperli fare e ci vuole tempo. Quindi anche lì è un po' difficile da decidere cosa. Poi, come hai ribadito tu, sempre la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, le problematiche delle spedizioni. Le spedizioni forse ci toccano in maniera marginale in questo momento, perché noi produciamo tanto in Italia, quindi non facciamo arrivare la merce dall'Oriente, e quindi questo problema. Però quel poco che avevamo ci è costato più di 4 volte del normale prezzo. Certo. E quindi tutto questo avvicendarsi di cose hanno fatto sì che anche i prezzi delle materie sono aumentati, e anche la nostra azienda adesso deve rivedere il listino della collezione, assolutamente. Certo. Quindi, in conclusione, secondo me, la cosa importante è capire come potrà assestarsi la domanda, in modo da poter prendere le decisioni strategiche migliori. Anche perché adesso il settore del ciclismo fa veramente gola, e anche i nuovi player potrebbero entrare superando facilmente le barriere d'ingresso. E quindi questa è la domanda fondamentale che noi ci poniamo, assolutamente. Grazie, quindi questo è. Tanti altri temi interessanti. Vediamo cosa ne pensa Cristiano Barbazza, presidente di Rudy Project. Passiamo la parola a lui. Grazie ancora, Rosetta. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, attacco il timer. Allora, chiaramente c'è una bolla. In questi mesi sappiamo del discorso dell'andamento a V, quindi siamo ancora in questa fase di risalita forte, violenta. Io penso comunque che la traiettoria, diciamo, di crescita del nostro settore continuerà, di fatto. Ecco, rientrerà un po' questa bolla, perché in questo momento è veramente tutto fuori di testa, ma la crescita continuerà. Il Covid è stato un fenomeno cosiddetto disruptive, si usa questa parola, dirompente. E diciamo, per quanto riguarda il settore ciclo, ha accelerato certi trend che erano già in atto. Ma ha fatto qualcosa di più, secondo me. Ha cambiato il comportamento del consumatore. La pandemia ha considerevolmente sconvolto il modo in cui la gente vive, lavora, si diverte, e questo sarà un mondo che tenderei a chiamare il new normal. Io non penso che si tornerà indietro. Quindi è sempre pericoloso fare previsioni, quindi stiamo cercando di trovare elementi che ci aiutino a capire dove andremo a finire. Allora, tu, Benedetto, hai già dato i dati, quindi non sta a me dare dati, ma ho fatto, da quando mi avete coinvolto in questo progetto, ho fatto un piccolo survey interno, chiamato i miei mercati principali. Ho posto un po' di domande, quindi ho individuato una serie di fattori che ci aiutano a capire, a sostenere, diciamo, ecco, io sostengo questa tesi che il trend continuerà per i fattori che adesso vi vado a illustrare. Allora, cambiamento stile di vita. Come dicevo, abbiamo cambiato lo stile di vita, più tempo a casa, smart working. Vedete anche adesso cosa stiamo facendo, come stiamo facendo questo seminar. E quindi questo, più tempo di andare in bici, sono calate le iscrizioni alle palestre,
c'è più ricerca di contatto, della natura e soprattutto c'è più focus sul benessere e sulla salute. E la bici risponde a tutte queste esigenze. Quindi questo è un macro trend mondiale, ripeto, perché poi questi trend li ho ritrovati un po', ho sentito Germania, ho sentito Stati Uniti, ho sentito Oriente, e li ho poi ritrovati ovunque gli stessi trend. Un altro punto è la scoperta della gioia di andare in bici. Insomma, chi mi ascolta e pratica il ciclismo sa di cosa sto parlando. Quando andiamo in bici torniamo un po' bambini. Quando cominci ad andare in bici, l'unico rimpianto che hai è quello di non aver incominciato prima. Quando cominci ad andare in bici, la bici ti chiama, ti richiama, e è proprio, non riesci a resistere a questa tentazione continua. Quindi penso che una volta, appunto, questa pandemia ha avvicinato molta gente a questo mondo e reputo quasi impossibile che lo abbandoni in futuro. La bici poi ti permette di mantenere la distanza sociale, che adesso ormai anche quella, sappiamo che la mascherina ce la terremo per tanto tempo, è richiesta la distanza sociale, però ti permette anche di mantenerla pur stando insieme ad altre persone, quindi ti fornisce comunque emozioni e ti dà una ricompensa mentale e fisica. Un altro punto è il trasporto e la mobilità. Allora, i dati parlano chiaro, la gente usa meno l'aereo, meno la macchina, va più in bici. La rivoluzione verde sta trasformando le città, le sta trasformando in posti che sono più vivibili, più tranquilli, più sicuri, più puliti, più ciclabili anche, ovviamente. Anche le istituzioni sono sensibili a questo tema, basta ricordare il recente bonus bici, e tutti i progetti che tu hai citato, Benedetto, anche sul discorso delle ciclabili. Bene, quindi tutte cose confortanti, ci fa piacere, Cristiano, che tu le abbia sottolineate e ne abbia aggiunte di nuove. Sì. Grazie. Andiamo. Bella la positività imprenditoriale, quindi voglio dire, non è un trend. Scusa, Benedetto, 20 secondi, un ultimo punto. Devo fare un po' cattivo io oggi, scusate, ma devo, però ti lasciamo gli ultimi 20 secondi, vai. Perché sennò andiamo veramente lunghi. Ma sì, scusate, c'è una bici per ognuno. L'e-bike permette di andare in bici a chi non è fit, permette di andare in bici a tutte le età, la gravel, chi non vuole andare nel traffico, c'è la road, c'è la mountain bike, c'è il triathlon, c'è il commuting e c'è il cicloturismo, che è un'altra grande tendenza che volevo citare. Basta, lascio a voi. Grazie mille, Cristiano. Sentiamo cosa ne pensa Alessia Piccolo di APG. Alessia, benvenuta. Ci confermi un po' questa positività oppure, insomma, cosa ne pensi? Io sono sempre positiva come l'altra volta, perché credo che, dico, sono contenta che quest'anno ha aumentato il lavoro, ci siamo organizzati per aumentarlo, sicuramente non è stato facile perché siamo passati da 80.000 capi che facevamo al mese a 110.000 capi e la cosa è stata abbastanza difficile, però sinceramente non riesco a pensare cosa sarà il futuro. Sono convinta che ci sarà un incremento diverso l'anno prossimo e gli altri anni, perché 30% o 33% che sono adesso rispetto tutti gli anni, insomma, sarà difficile incrementare il 30% tutti gli anni, però credo che comunque in tanti che si sono avvicinati al ciclismo, come ho detto l'altra volta, non lo abbandoneranno, perché è bello, perché comunque ti rende felice, ti dà... È difficile, è uno sport, però siccome abbiamo combattuto tutto un anno con privazioni e cose, credo che ormai siamo diventati talmente tanto forti tutti che andare in bicicletta e trovare, cioè ci darà anche soddisfazioni nelle nostre salite o nelle difficoltà della bici. E cosa dire, noi abbiamo fatto la Gran Fondo anche quando è stato domenica, tutte le persone hanno voglia di ricominciare e sono positive. E questo mi dà fiducia in un futuro. Dico, non aumenteremo sicuramente tutti gli anni in questo modo, però se riusciamo anche a mantenerci quello che ci siamo guadagnati, credo che sarà un bel raggiungimento per tutti. Paura ho, come ho ridetto l'altra volta, di tutti questi marchi che stanno esplodendo e che vendono online, perché sicuramente toglieranno ai marchi più forti e quindi... una propria fetta. Speriamo non siano capaci poi di continuare
cioè che non siano capaci, anzi, oppure che continuino però con una politica di vendita che sia sul mercato e non facendo prezzi, cioè rovinando il mercato, perché questo è il problema. Tutti questi marchi che vendono online, che praticamente si sono inventati un mestiere, che rispettino quello che poi è il prezzo, gli altri, cioè che abbiano un modo di aggredire il mercato come il nostro, perché credo che qui ci siano presenti tutti i marchi che non rovinano il mercato, ma che cercano di mantenere una certa linea. Certo. E cosa farà però il futuro, lo vedremo solo vivendo. Certo, grazie. Adesso poi sull'online abbiamo un ospite che sicuramente ci darà degli elementi interessanti. Adesso coinvolgo Alfonso De Antoni di Brico, e tra l'altro è interessante che questo tema, mi permetto di dire, delle risorse umane e della formazione, no, che è stato sottolineato, degli investimenti, cioè penso che molti imprenditori in questo momento si pongano delle questioni su e come investire e quanto investire. Alfonso, dal vostro punto di vista, qual è il vostro pensiero? Ma chiaramente molte cose le hanno già detto i miei colleghi. Sicuramente quello che è avvenuto portato in accelerazione dal Covid, ma parole come impatto ambientale, sostenibilità, libertà di movimento erano qualcosa che ormai da anni si discuteva. Forse l'Italia era un po' indietro rispetto ad altri paesi del nord Europa o di altre zone. Quindi c'è stato questo immenso boost. Sicuramente in questo momento noi produciamo diverse categorie: abbigliamento, accessori, caschi, occhiali, quindi abbiamo fornitori che oltre l'Italia hanno 5-6 paesi diversi, quindi dobbiamo anche coordinare diversi tipi di pianificazioni. Secondo me in questo momento tutta la catena produttiva e distributiva è stata presa alla sprovvista da questa accelerazione. Oggi, da un punto di vista di chi deve fare produrre o pensare come, quando e dove produrre, è sempre più difficile. Ci pone sempre un obiettivo di fare forecast sempre più anticipati, e questo secondo me dovrà portarci anche a utilizzare sempre più strumenti tecnologici a supporto dei forecast, perché sicuramente è bello ordinare tanto, ma poi è bello anche non tenere tanta roba a magazzino, perché sennò poi qualche amministratore delegato non sarebbe felicissimo. E questo si fa guardando un po' la palla di cristallo, parlando con i nostri clienti, ma secondo me anche portando a un dialogo allargato a valle rispetto al produttore, cioè la rete distributiva. Finora, secondo me, tra la produzione e la rete distributiva c'era un rapporto di acquisto compravendita. Io offro, tu compri, e poi si cercava di arrivare in fondo alla stagione con il migliore dei risultati per entrambi. Adesso, secondo me, abbiamo una domanda da parte del consumatore che è enorme, non è facilmente prevedibile. Quindi, secondo me, la cosa migliore sarebbe che condividere con i nostri partner distributivi a livello internazionale o nazionale quelle che sono le scelte che fa un'azienda, e allo stesso tempo chiedendo anche a loro una compartecipazione al rischio, perché in questo momento chiaramente spendendo più ordini sempre più al buio il rischio è un po' per tutti, e l'obiettivo è alla fine quello di tutti, cercare di trovare un rapporto con la domanda del consumatore. È chiaro poi che chi farà le previsioni più giuste per le prossime stagioni avrà maggior possibilità di successo. Certo, Alfonso, grazie, infatti scusami Benedetto, approfitto perché veramente grazie, perché ci hai dato degli assist fantastici, anche perché nel nostro panel abbiamo veramente dei retailer di grande valore, e quindi Benedetto a te la parola. Sì, no, esatto, siamo allineati, Manuela, perché anch'io parlando di produzione e distribuzione adesso diamo la parola proprio a loro, partendo dalla distribuzione, e quindi abbiamo con noi Jacob Oberauk di Sportler, e chiedo a lui di fare un intervento e di magari rispondere ad Alfonso e su queste sollecitazioni interessanti che ci ha dato. Jacob, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Io sono convintissimo che questo non è una bolla, ma che tutto il mercato si sta alzando su un nuovo livello. Perciò, sì, forse o di sicuro fra qualche anno la crescita, la curva si appianterà un po', ma che questo mercato è solo all'inizio, e abbiamo già sentito che il Covid è stata un'accelerazione alla fine. Certi aspetti come la mobilità nelle città sta in Italia partendo adesso. Qua io frequento tanto anche il mercato tedesco, tante città tedesche, si guarda quanta gente gira in bici, va al lavoro in bici. Qua in Italia siamo ancora indietro, abbiamo visto prima i dati che
di Benedetto di ciclabili che nascono in Italia sono numeri ancora ridicoli da una parte, ma è un segnale positivo. Dopo io sono sempre della convinzione che non tutti, ma tanti mercati, il potenziale, il volume si crea e si può crearlo insieme. E qua tocca a noi tutti adesso anche di coinvolgere la politica, perché qua ovviamente servono anche infrastrutture per far crescere dopo a lungo termine questo mercato, che questo segmento che ha solo vantaggi, perché se facciamo una SWOT analisi sulla bici vince su tutti i punti: lato sostenibilità, lato rapporto prezzo, lato per l'aspetto della salute che è cresciuto tantissimo nella percezione della gente grazie al Covid anche. Abbiamo solo vantaggi collegando a questo mondo del bike, perciò io vedo un futuro veramente stra positivo per questo settore, però dobbiamo adesso anche investire, dobbiamo essere coraggiosi e soprattutto come realtà italiane, dove eravamo sempre molto forti in questo settore, se non investiamo adesso in questo momento dove il mercato sta esplodendo, c'è anche il rischio di perdere qualche treno. Perciò io sono stra positivo, sono anche, come detto, dell'opinione che il mercato si può anche creare e questo l'abbiamo noi in mano, insieme ovviamente alla politica, di qua creare infrastrutture, che questo mercato anche a lungo termine continua a crescere. Jacob, domanda flash, aprirete altri sport bike sia in Italia che all'estero? Questo sia interessante che per... Assolutamente, diciamo, noi ovviamente come tutti stiamo vivendo una situazione da una parte bellissima, perché abbiamo una richiesta altissima con grande mancanza di prodotto dall'altra parte, perciò tanta frustrazione, ci sentiamo come Louis Vuitton e Hermès a decidere a chi cliente dare e quando dare una bici e un prodotto. Noi di sicuro investiremo come dei matti in questo settore, perché siamo più che positivi e vediamo per noi anche una grande chance. È un mercato, lato distribuzione, ancora poco strutturato, perciò c'è tanto spazio e perciò abbiamo grandi piani. Abbiamo appena aperto a Peschiera un nostro primo formato solo bici con l'insegna Sport Bike, e ne seguiranno sicuramente altri. Come ci sono passato davanti oggi, mi sei venuto in mente e ti chiedo, ci puoi anticipare dove e quando ne aprirete di altri? Puoi darci questo insight? Noi come azienda familiare di numeri e di piani strategici, aperture, i fornitori ci conoscono, parliamo poco, perciò dati concreti non posso dirvi, ma ci sono un bel po' di investimenti pianificati. Jacopo, hai mai detto che dobbiamo collaborare subito e quindi dovresti darci un po' di input, no? A breve, ma non solo nei punti vendita, ma anche nell'online noi stiamo investendo. Ovvio, anche qua Covid ha accelerato tantissimo questa tendenza, che l'abbiamo già vista negli anni prima, e anche qua investimenti importanti, e Covid ha dimostrato che prima si pensava che i bici non si possono vendere tramite canali online, invece è diventato, come tante altre categorie, una normalità per un cliente anche fare questo tipo di acquisto anche sul canale web. Molto bene, a proposito di online, un ulteriore assist perfetto per Luca Nardello di Lunar, All for Cycling, che chiaramente è un sito che vende online. Quindi Luca, che cosa ci dice, qual è la tua visione? Sono le tipiche invece sulla parte appunto web rispetto magari a un canale fisico? Sì, allora, buongiorno a tutti. Diciamo che, vabbè, oltre al negozio online abbiamo anche il punto vendita fisico, pertanto diciamo che vedo un po' le due facce della medaglia. Sì, diciamo che io sono... vede, vuoi mettere il video? Avete ragione. Sì, diciamo che io sono in linea un po' con quello che sta dicendo Jacob. Sono molto positivo, anche perché penso che il ciclismo sia stato, il nostro settore sia stato in grado di generare anche settori e creare nuovi e chiamare nuovi utilizzatori. Bici elettrica, gravel, mountain bike, è sempre stato bravo a trovare gli utenti. Ora nessuno ne parla, c'è la grande crescita del ciclismo femminile. Il ciclismo femminile oggi sta veramente crescendo tantissimo. 3 miliardi e mezzo di, anzi 4 miliardi di donne al mondo, di conseguenza si può capire quanto è la potenzialità di questo mercato. 10 anni fa purtroppo c'erano sicuramente meno donne in bicicletta, adesso veramente
il mercato del ciclismo femminile è in netta espansione, tant'è che alcuni dati dichiarati anche da aziende americane ci danno il ciclismo femminile che arriverà quasi al 30%, anche 35% del mercato globale ciclismo. Andiamo 20 anni fa a vedere quant'era il mercato ciclismo femminile, penso l'1%, 2%. Questo chiaramente avviene grazie a una grande capacità che ha avuto il ciclismo di evolversi fondamentalmente. Pertanto sono molto positivo, come diceva comunque Jacob, l'utente ha scoperto di poter comprare anche le biciclette online, perché se andiamo a vedere anche questo dato, 4 anni fa il numero delle biciclette online era veramente molto basso di vendita, oggi il numero delle biciclette online, grazie anche a aziende come Canyon che ha fatto della vendita online il loro core business, ci ha aperto le porte. L'abbigliamento è quello che traina maggiormente per quanto ci riguarda le vendite, con la netta, appunto, come dicevo prima, crescita dell'abbigliamento femminile. Bene, parlando di abbigliamento, scusami, sì. Concludi pure, hai dato un ulteriore. No, prego. Ecco, abbigliamento e produzione. Mauro Borgini, amministratore delegato di Borgini Jersey. Lato produzione, poi diamo. Chiudiamo questo primo intervento ridando la parola a Elisabetta e Alessio, che tra l'altro appunto sono anche loro produttori, chiaramente. Quali sono le dinamiche e avete affrontato sicuramente una serie di problematiche legate anche all'aumento dei costi. Com'è la situazione adesso e com'è in prospettiva dei prossimi mesi? Buongiorno a tutti, io non vorrei essere quello che butta acqua sul fuoco di questo grande entusiasmo, che effettivamente è così anche per noi. Grandi numeri, ma grandi difficoltà da un punto di vista di prezzi soprattutto, ma anche di approvvigionamento, perché questa programmazione che probabilmente a valle tutti fanno, a monte nostra, io sono ancora a monte di chi confeziona, arriva con estrema difficoltà, per cui è vero che non bruciamo solo per il ciclismo, ma il ciclismo è una parte oggi importante del nostro mondo, e dover soddisfare le richieste pressanti di tutti i clienti, perché è chiaro che per chi fa 100 maglie sono importanti le sue 100 maglie, per chi ne fa 1000 sono importanti le 1000, ognuno ha le sue esigenze, il telefono suona continuamente. Dicevo, problematiche di due tipi, una di prezzi e una di carenza materiale. Le materie prime purtroppo oggi arrivano, per quanto riguarda la poliestere, che è il nostro cavallo di battaglia ormai tutta dall'Asia. Poliestere ha avuto una carenza parzialmente legata a degli impianti che sono fermati, ma soprattutto quello che riguarda la difficoltà del prezzo sui trasporti, perché in realtà se voi pensate che un container in partenza dall'Asia, da dove oggi noi continui concorrenti ci approvvigioniamo, costava all'incirca $1000, oggi siamo soggetti a pagare da 11 a 15 mila dollari di trasporto. Questo è un prodotto che il poliestere è la base, ha un valore piuttosto limitato. Voi considerate che un container da 40 piedi a 20 tonnellate di materiale, $40 di valore, una volta il costo incideva per 5 centesimi, non lo consideravi quasi, oggi costa 50 fino a 75 centesimi, che vuol dire che abbiamo un aumento di costo sulla materia prima del 25-35%. La stessa cosa, peggio ancora, è stato sugli aumenti dell'elastomero. L'elastomero, anche questo è un prodotto che non arriva quasi più dall'Europa. Pensate che il più grande produttore oggi mondiale, che Yosung, produce in Corea, in Vietnam e in Turchia, e anche qui trasporti alle stelle, ma soprattutto carenze di materia prima. In questo caso poi i prezzi delle materie prime erano stabili e sicuramente non remunerativi per i produttori. I produttori mondiali sono veramente molto pochi, hanno fatto cartello, tanto non ce ne sono chi mi sente, e ci hanno veramente speculato in maniera esagerata. Fate conto che un titolo di base è aumentato fino al 50%. È vero che nei prodotti non ne va tantissimo, ma il 50% è veramente un dramma. Scusa? No, se volevi aggiungere ancora qualcosa, e poi passiamo la parola a Elisabetta, che come te è un po' dietro. Io spero finalmente vi do l'ultima indicazione, perché l'altro elemento è la poliamidica ha avuto anche lei un aumento, ma fortunatamente la produzione del poliamide è ancora europeo, direi italiano,
abbiamo avuto delle carenze di fornitura, ma non dei fermi macchina, mentre alcune aziende a causa della storia sono fermate. Il poliamide è aumentato, ma non possiamo ancora gestirlo. Grazie a tutti. Certo, grazie Mauro di queste indicazioni importanti. Elisabetta, anche dal tuo punto di vista, insomma, ci sono confermi, immagino, queste dinamiche per voi, come è stato affrontare questi cambiamenti? Allora, dal punto di vista organizzativo, meglio del previsto, insomma, ci siamo organizzati con il nostro personale interno, lavorando su più turni, un po' come ha fatto Rosella, insomma, abbiamo un po' aumentato a fisarmonica. E sul discorso delle materie prime, poi tra l'altro mi piacerà se riusciranno a intervenire anche due cari colleghi di Plastotex e Zero Wind, che hanno un po' lo stesso tipo di problematiche che possiamo avere noi. E noi siamo chimico tessile, quindi se Mauro ha dato un po' la sua visione per quanto riguarda l'approvvigionamento dei filati e delle fibre, noi abbiamo ulteriori grosse problematiche nell'approvvigionamento di prodotti chimici e materiale plastico, di membrane, colle, adesivi, che hanno subito degli aumenti, e per il mondo dei fondelli drammatico è stato l'aumento delle gomme piume, drammatico perché è stato nell'ordine del 30%, insomma, cose veramente molto molto importanti. Quindi questo è un altro punto di vista. L'aumento dei prezzi delle materie prime chimiche, tra l'altro, si collega con i tessuti quando si parla di elastomero. Noi utilizziamo per le nostre produzioni soprattutto poliuretano, e il poliuretano ha avuto degli aumenti, che tra l'altro viene utilizzato in alcune parti della calzatura, nelle pelli ecologiche, cosiddette, insomma, finte pelli, quindi è un prodotto che viene utilizzato a 360 gradi un po' in tutte le nostre applicazioni, anche nelle selle, in alcune parti. Ed è anche il prodotto chimico base dell'elastomero. Quindi ovviamente l'aumento del costo, che non riusciamo a capire, io mi sono confrontata con parecchi miei fornitori, pare che sia una speculazione, che non ci sia un vero shortage, ma che sia una speculazione dei grossi produttori di materiali, di prodotti chimici, che hanno visto una decrescita nelle vendite dei prodotti base petrolio, dei carburanti fondamentalmente, che quindi avrebbero agito con delle leve di aumento prezzi per incrementare il fatturato con prodotti invece a maggiore richiesta, insomma, quindi questa è un po'. Dico solo un'ultima cosa sul ciclismo femminile, ma anche perché voglio fare i complimenti ad Alessia. Io mi ricordo, io non sono nel ciclismo da tantissimi anni, sono 10 anni, ma mi ricordo cosa c'era di abbigliamento da ciclismo donna allora, e credo che lei, anche con la sua visione femminile, insomma, abbia portato nell'abbigliamento da ciclismo una ventata nuova, e le donne, insomma, hanno anche bisogno di avere un abbigliamento pensato per loro, cosa che non c'era. Adesso ovviamente ce n'è molto di più, ma credo che lei sia stata una delle prime a portare delle grafiche femminili, a far venire voglia di vestirsi da ciclismo alle donne. Bene, un bel complimento, poi diamo la parola ad Alessia, però prima volevo far chiudere, insomma, questo primo round, su cui siamo andati un pochino più lunghi, ma gli argomenti del resto erano tanti interessanti, ad Alessio Cremonese. Alessio, a te il compito di chiudere questa prima parte, e poi andiamo spediti sulla seconda e conclusiva parte. Grazie. Beh, bene, mi sembra che ci sono stati tanti spunti corretti, tanti punti di vista. Sicuramente il ciclismo femminile, lo stiamo vedendo anche noi, sta guadagnando terreno nel monte totale delle nostre produzioni. Questo logicamente è incentivato sì da abbigliamento idoneo e fatto con uno stile sicuramente più volto verso il pubblico femminile, ma anche da, secondo me, dall'inserimento dell'e-bike, che ha portato quindi ad avere la possibilità di tante mogli di stare con i mariti, no? Quindi una cosa sicuramente molto interessante, che ha ampliato sicuramente la platea delle persone che possono arrivare a fare dei giri molto importanti e quindi a consumare capi d'abbigliamento ed essere uno dei nostri clienti.
Per quanto riguarda invece i volumi, credo che sì, ci sia stata un'accelerazione, ma credo anche che questi volumi verranno consolidati. Credo che sia partito un trend, una tendenza che non si fermerà. Sono convinto che anche queste speculazioni, questi aumenti di prezzi, poi una volta superata il momento di crisi che stiamo vivendo un po' tutti da un punto di vista dei cambiamenti epocali della nostra vita, anche le aziende produttrici, sia di materia prima che di filati, polimeri e quant'altro, si riallineeranno, ricaleranno i prezzi e anche i trasporti torneranno ad essere i trasporti di una volta. Io sono confidente che nel futuro consolideremo questa crescita, continueremo a crescere e i prezzi torneranno ad essere come erano. Quindi io vedo tanti lati positivi, sicuramente qualche ombra, ma molti più lati positivi che negativi. Benissimo. Manu. Grazie, grazie Alessio. Sì, guarda, eccellente primo giro di vite. Sicuramente dovremo cercare di essere un po' più stretti nella seconda parte, anche perché si parlerà di marketing, comunicazione e anche di fiere, di eventi. E siccome abbiamo anche tanti ospiti che potranno dire la loro, perché sono organizzatori di eventi, quindi volevo chiederti, Benedetto, se effettivamente facciamo il giro con i nostri relatori su questo secondo punto e poi vorrei dare la parola perché sono arrivate già delle domande, delle considerazioni anche da parte di altri soggetti che sono intervenuti all'incontro. Grazie. Benissimo, grazie Manu di aver ricordato. Sì, andiamo via, vi chiedo tutti davvero la cortesia un po' di essere più rapidi su questo secondo punto e quindi andiamo subito ad introdurlo. Fiere, eventi, comunicazione. Qual è la vostra posizione, la vostra strategia in questi termini? Cioè tornerete alle fiere, state facendo, parteciperete, tornerete a partecipare a tutti gli eventi a cui partecipavate prima e come, se e come è cambiata la vostra strategia di comunicazione commerciale anche alla luce di tutte queste dinamiche. Così, proprio degli spunti flash che vi chiedo di darci, partendo proprio dal tema fiere, eventi, comunicazione. Quindi, Alessia, passo la parola a te, incassa anche i complimenti che prima ti sono arrivati e da questo punto di vista che cosa ci dici? Grazie. Visto che ci hai detto che hai fatto, l'evento è andato bene, immagino, e com'è stato, insomma, anche a livello organizzativo e logistico gestirla. Beh, è stato difficile organizzarlo, però non mi sono fissata a pensare al Covid, perché sennò non sarebbe stata una festa. Abbiamo rispettato tantissime regole, cioè tutte le regole, distanziamento, senza però diventare asfissianti, perché io sono o si fa o non si fa una cosa, e se c'è festa bisogna far festa, mantenendo le distanze, le mascherine, ma non ho obbligato la gente a tamponi, mica tamponi e cose, perché penso che siamo ormai tutti stufi e stanchi di questa cosa, pur cioè, rispettando quello che è il Covid, perché io l'ho anche passato e so che cosa vuol dire. Beh, per la donna, grazie, ma cioè, sì, in effetti il marchio si è contraddistinto, cioè, quando ho iniziato ad andare in bicicletta avevo prodotti da uomo e sinceramente non funzionano per la donna, anche se tanti marchi vogliono far credere che siamo uguali. No, non è così. E io provo tutto quello che è donna, lo provo tutto io. Non esce niente dalla PG se non viene provato da me. E essendo donna mi viene anche facile, insomma, trovare i vari difetti e sono molto esigente, veramente, perché credo che la prima cosa per andare in bicicletta sia star bene, star comodi e non avere problemi. Questo è, credo che Ma sia un. Alessia, alle fiere cosa ne pensi? Parteciperai, non parteciperai, come le vedi? No, io fiere basta, fiere del settore basta, però noi siamo un'azienda molto presente sugli eventi, quello sì, eventi dove puoi stare con la gente, dove puoi stare col pubblico, dove puoi vivere il ciclismo, questo sì. Bene, bene. Grazie Alessia. Cristiano Barbazzo, invece tu le fiere ci andrete, tornerete oppure punterete anche qui sugli eventi e altre modalità di comunicazione? Aspetta, no, attiva l'audio, scusami Cristiano che non ti sentiamo, grazie. Eccoci. Vabbè, mi sentite? Proprio questo weekend ricominciamo con il nostro primo evento dopo una lunghissima pausa, che è la Hero, a Selva di Val Gardena, un bellissimo evento di mountain bike dove siamo tra i main sponsor. Dopo ci sarà tra 2 settimane la LUT, la Lavaredo Ultra Trail. Vabbè, siamo un po' fuori dal ciclismo, ma sempre running, diciamo.
Quindi noi, per quanto riguarda le fiere, anche noi abbiamo abbandonato un po' le fiere classiche, tipo la fiera di Friedrichshafen, l'Eurobike, che ormai l'abbiamo abbandonata da tempo. Sì, non ne sentiamo più l'esigenza, onestamente. Stanno arrivando appunto questi nuovi format. Secondo me la cosa più interessante appunto sono queste nuove tipologie di fiere, che sono un po' un mix tra competizioni e fiere. Un evento, per esempio, molto grosso che in questo senso è la Rock d'Azur, in Costa Azzurra. È un evento che praticamente è diventata di fatto un'altra Friedrichshafen, però sotto una veste diversa. Quindi chiaramente dal punto di vista comunicazione è sempre molto social e digital, per gioco forza durante la pandemia che non c'erano eventi, stiamo ricominciando adesso a ripartire con tutti i nostri eventi, quindi gli eventi, c'è molta voglia di fare sport, c'è molta voglia di attività fisica, visto il nuovo trend anche per la salute, tanta gente si è avvicinata magari durante la pandemia coi rulli, adesso vuole provare veramente l'ebbrezza, quindi questa è un po' la nostra posizione. Bene, bene, grazie Cristiano. Chiedo a Rosella di Sidi, loro storicamente, perché li ho sempre incontrati, hanno partecipato alle fiere, ti chiedo se tornerete, e io dico la gestione anche dei clienti esteri, ecco, come verrà affrontata, perché immagino che una fiera estera chiaramente sia importante anche per aziende che sono su più mercati e tante di voi lo sono, insomma. Qual è la tuo punto di vista? Allora, se posso fare una premessa, dico che negli ultimi anni le fiere sono state più un costoso momento di incontro. Qualche anno prima effettivamente erano un importante attivatore di innovazione, perché il confronto con gli operatori del settore, con i concorrenti, era uno stimolo allo sviluppo di nuove tecnologie e di fare comunque qualcosa. Adesso sono anch'io un po', come dice Cristiano, un po' con questo trend nuovo delle fiere, no? La Rock d'Azur, il Sea Otter in America, per esempio, sono delle fiere all'aria aperta, tra l'altro, che vanno molto bene, sono degli eventi un po' particolari. Sicuramente la digitalizzazione negli ultimi anni ha portato molti cambiamenti per tutte le aziende, no? Anche in Italia con la pandemia. E quindi il trend è stato accelerato anche dove delle persone non erano molto in pasta con questo tipo di sistemi. Quindi con la chiusura delle fiere credo che noi tutte aziende ci siamo un po' organizzate con degli eventi, con dei meeting online. Noi sinceramente abbiamo fatto già la presentazione di tutta la bici e stiamo facendo anche quasi tutta la moto, tutto online per il momento. Quest'anno abbiamo scelto, e anche l'anno scorso abbiamo dovuto un po' fare così. E ci sono assolutamente dei vantaggi e degli svantaggi. Gli svantaggi sono forse la distanza, la difficoltà di mantenere i rapporti con l'altra persona, la distanza tra gli operatori del settore e chi lo vive da fruitore, no? Però alla fine noi abbiamo anche cercato di trarre vantaggio da questi nuovi strumenti, quindi abbiamo cercato di implementare il customer service attraverso cui possiamo creare un punto di contatto con il cliente finale e magari avere anche dei feedback riguardo al prodotto. Abbiamo migliorato la nostra presentazione digitale della collezione, abbiamo puntato ancora di più sulle immagini dei nostri atleti, quindi abbiamo proprio voluto utilizzare queste nuove tecnologie, queste nuove opportunità. La fiera, non lo so, io sono un po' da una parte e dall'altra. Non sei così convinto di tornarci? Io tornerei soltanto per il contatto se sono sicura che c'è... che ci sono le persone dall'estero, allora sicuramente diventa interessante. Diventa interessante perché hai l'occasione di
conoscere delle nuove opportunità e quindi di valutare delle nuove opportunità e anche di consolidare i rapporti con le persone con cui lavori da tanti anni, perché è il punto dove tu puoi incontrare tutti i tuoi clienti, tutti i tuoi distributori, però è anche il punto dove puoi imparare a conoscere distributori nuovi o negozi nuovi. Certo, certo, grazie. Sì, ecco, scusa, dobbiamo andare un pochino rapidi perché davvero sarebbe interessante. Ho finito, grazie. Però volevo così chiudere un po' questo punto sentendo Alessio e Alfonso. In realtà Friedrich Schaffen ci sarà quest'anno, ci andrete o appoggerete magari il vostro distributore, insomma ci sarà una presenza in qualche modo, e qual è il vostro punto di vista su tema fiere, eventi e comunicazione? Alessio? Ma per quanto mi riguarda non credo ci saremo, anche perché la situazione pandemica non è ancora del tutto risolta, quindi anche per tutelare i nostri lavoratori non credo saremo presenti. Credo però che le fiere stiano subendo un momento di cambio epocale, un cambio, devono reinventare un po' il modo di fare la fiera, perché effettivamente le fiere, gli operatori stanno un po' fuggendo, stanno diventando più fiere orientate al pubblico, ma per fare questo devono essere cambiate radicalmente le date, devono essere cambiate anche i contesti, gli ambienti e soprattutto cambiare la mentalità, che purtroppo in fiera non si fa più l'ordine. Questo è una cosa che ormai abbiamo assodato, è più un momento di ritrovo, come diceva anche Rosella, che però ha un costo talmente elevato che con quei denari riesci magari a fare degli eventi tuoi, a generare dei contatti migliori con eventi privati. Logicamente devi avere anche la capacità di riuscire a gestire un network di importatori esteri e quant'altro, quindi avere delle filiali su molti paesi e quindi poter accogliere nuovi operatori o quant'altro. Quindi le fiere forse devono cambiare, vanno ancora bene se fatte in un'altra maniera. Certo, grazie Alessio. Chiudiamo con Alfonso, e Elisabetta e Mauro, se volete dire ecco uno spunto flash su questo tema, e poi passiamo la parola anche agli altri ospiti che sono sicuro ci diranno delle cose molto interessanti. Grazie. Per le fiere sono d'accordo con le persone che hanno parlato prima, per me la fiera deve diventare sempre più forse un punto di contatto di tecnologie, di spunti nuovi, perché ormai dal punto di vista vendite non sono sicuramente importanti. Attualmente i social, perché il consumatore bici sta abbassando l'età, quindi il social è il mezzo per parlare a gente che magari non ha mai utilizzato la bici, e poi sicuramente ambassador, testimonial che possono portare sempre la loro esperienza a persone anche che non hanno mai usato la bici, e gli eventi locali. L'evento locale che può essere appunto la Côte d'Azur o le varie in cui c'è un mix consumatore business to business, ecco. Certo, grazie. Elisabetta e Mauro, voi avete tempistiche un po' diverse, no? Rispetto chiaramente alle altre aziende. Le fiere servono, magari partecipate ad altre anche tipologie di fiere, più sul tessile, così un flash da questo punto di vista, e poi proseguiamo. Grazie. Lascio parlare Mauro, poi chiudo io. Rapidissimo, le fiere sicuramente per noi hanno un'importanza, ma come hanno detto un po' tutti, vanno cambiate. Nel nostro caso le fiere non sono più eventi enormi, non si partecipa più a fiere enormi, ma sono fiere molto più rapide, due giorni, significative, molto concrete, molto concentrate, meno operatori e chi viene interessato, quindi non si perde tempo a dar retta alla stattina del paese, ma sono fiere operative. Grazie. E riguardo Friedrichshafen, velocemente, io avevo deciso di abbandonarla, come tanti della filiera, perché ecco, non credo più in queste mega fiere super generaliste, soprattutto con tanta attenzione al pubblico, per come sono state concepite fino adesso. Per chi fa business to business sono sempre meno interessanti. Ci sono delle fiere che sono nate, che stanno nascendo, invece molto concentrate proprio del business to business, e quindi sono d'accordo con Mauro. Abbiamo avuto con Assosport, per Friedrichshafen, questa iniziativa di provare a fare una collettiva della filiera che sta funzionando. Ecco, quello potrebbe essere un segno di presenza anche in queste fiere generaliste, presentandosi in gruppo, ecco, un po' più. Quindi parteciperemo come Assosport a Friedrichshafen con uno stand dedicato alla filiera, giusto per avere una presenza. Però il futuro, per adesso,
noi della filiera è molto più difficile. Esatto. È un'operazione. È un'operazione diversa, in effetti, Elisabetta, grazie. Però scusami, Benedetto, ma approfitto perché chiaramente abbiamo tra i partecipanti anche ideatori e organizzatori di fiere e credo che stiano fremendo o si sono sentiti un po' presi in causa rispetto a questa cosa. Vedo Francesco Ferrario che è ideatore e organizzatore di Italian by Fest e sicuramente anche quest'anno si terrà a Rimini a settembre. Dici qualcosa, dacci qualche indicazione, qualche considerazione specifica anche di come in questo momento il mondo imprenditoriale si è attivato a tale proposito, se sì e come intendete evolvere la prossima edizione. Grazie Francesco. Chiedo anche, scusami Manuela, a Francesco se i ritardi e la mancanza di bici, che come sappiamo influisce in qualche modo sul format dell'evento e magari state pensando a valorizzare altri aspetti. Cosa dici Francesco? Vabbè, intanto buongiorno a tutti. E mi fa piacere che gli eventi che sono stati nominati, quindi dalla Rock d'Azur piuttosto che Riva del Garda, sono tutti eventi su quali noi abbiamo preso l'ispirazione e abbiamo cercato di importare quel tipo di format in Italia 4 anni fa e quindi diciamo che ci abbiamo visto giusto fondamentalmente. E per quanto riguarda l'edizione di quest'anno è confermata, l'anno scorso siamo stati gli unici in Europa che è riuscito a fare l'evento. Diciamo non lo chiamiamo fiera perché non è una fiera, il nostro è un evento dove il pubblico entra gratuitamente, si diverte, può vedere le bici, le può provare, ci sono show e intrattenimento durante la giornata, quindi è una festa fondamentalmente. Quindi quest'anno confermatissima, ovviamente il piano vaccinale sta procedendo in maniera spedita, quindi sicuramente ci saranno tutte le misure di sicurezza dello scorso anno, probabilmente meno asfissianti perché comunque ci sarà probabilmente qualche libertà in più. E ci saranno praticamente tutti i brand, quasi tutti i brand del settore. Discorso bici, sì, è un problema, più va avanti più la situazione peggiora, sono sincero. Diciamo che per adesso è un problema che le aziende stanno risolvendo perché per l'evento, diciamo, le bici demo dovrebbero esserci. La fortuna è che tante aziende quest'anno non presenteranno modelli particolarmente nuovi perché molti sono rilanci di gamma 2021, anche se poi saranno chiamate come gamma 2022, però non ci saranno probabilmente tutti i nuovi modelli che le aziende presenteranno perché a molti arriveranno un pochettino più a lungo. Ultima chiosa sul discorso negozianti. L'anno scorso, col fatto che moltissime presentazioni, diciamo quasi tutte, sono state fatte via online tra le aziende e i negozianti, e lo stesso anche quest'anno, la Rimini diventerà il primo appuntamento anche per i venditori per vedere e toccare con mano quei prodotti che ci saranno. E quindi, rispetto all'anno scorso, ci sarà ancora una affluenza di negozianti di casa. Grazie Francesco. Confermo l'interesse in effetti sulla tipologia di questo tipo di eventi. Tra l'altro noi stessi come Sport Press vi passeremo il testimone perché a Milano organizzeremo un evento che si chiama Living Days, legato più alla mobilità elettrica e urbana. E in effetti c'è tanto interesse anche da parte della distribuzione dei negozi. Quindi, grazie Benedetto. Approfitto e do la parola anche a Maurizio Evangelista, che è direttore organizzativo di Open Bike Fest, un'altra manifestazione che sicuramente è un momento sul territorio nazionale, ma anche veneto, è una manifestazione che purtroppo causa Covid quest'anno non si è potuta tenere. Però le prospettive per il futuro ci sono, insomma, mi sembra. Do la parola a Maurizio e ci vuoi dire qualcosa riguardo alla progettualità futura di questo evento? Grazie. Certo, buon pomeriggio a tutti, grazie delle molte cose interessanti che ho avuto modo di ascoltare che in buona sostanza confermano anche la bontà del progetto sul quale stiamo lavorando. Sapete che la data del nostro evento sarebbe stato il weekend che è in arrivo, purtroppo a malincuore abbiamo dovuto rinunciare, ma era
la logica di imporcelo. Siamo contenti per contro che nel frattempo altri eventi, a cominciare da Rimini, possano andare regolarmente in scena. Noi ci proiettiamo sull'anno prossimo, ovviamente con un percorso che, di avvicinamento, che è altrettanto importante, perché comunque siamo una macchina organizzativa che sta lavorando da mesi su un format nuovo. Certamente credo che il termine fiera lo dobbiamo dimenticare ormai, la fiera tradizionale ormai chiaramente l'avete detto in molti autorevoli relatori meglio di me, è ormai un format superato. Crediamo invece che questo tipo di evento, sempre più legato al territorio, all'offerta di esperienza, di viaggio, noi tra l'altro introdurremo anche l'evento con cinque viaggi da cinque destinazioni europee che convergeranno su Treviso, la possibilità comunque di legare tutta quella che è l'offerta del territorio e collocare l'evento in un grande spazio come quello in cui lo abbiamo progettato e immaginato ad Open Dream, tra l'altro a 600 metri da un aeroporto, a 2 chilometri dal centro città Treviso e dalla stazione, cioè tutti gli aspetti che giustamente sono stati prima di me sottolineati circa la necessità di ripensare questi eventi rispetto alla stagionalità e alla logistica, anche alla facilità di raggiungerli per permettere a un pubblico ampio e variegato di beneficiarne, sono sostanzialmente in cima ai nostri pensieri. Stiamo facendo tutto un percorso che è finalizzato a dare un buon servizio alle aziende e a favorire il loro incontro con il pubblico. Io credo che il punto fondamentale sia questo nel processo innovativo degli eventi, delle ex fiere, diciamo così, e cioè che diventano delle grandi occasioni per tutti gli operatori turistici, gli addetti ai lavori, le aziende, i media, di incontrare il nuovo pubblico della bicicletta. Prima mi ha colpito una slide quando è stato analizzato i vari segmenti del mercato della bicicletta, è stato rappresentato una serie di molteplici mercati che corrispondono a molteplici target. Oggi la bicicletta, sapete meglio di me, è diventato un fenomeno di massa, che significa che il pubblico di riferimento è fatto di tanti pubblici, tante tipologie di persone diverse. Io credo che questi appuntamenti debbano diventare soprattutto una grande occasione di incontro, di intrattenimento, di conoscenza anche tra il mondo tradizionale della bicicletta, quindi le aziende e il loro nuovo e sempre più grande pubblico. Questo è il nostro. Grazie Maurizio, grazie a te. A questo punto però, Benedetto, scusami, si parla di eventi, di ciclabilità, e non ti nego che insomma io è da un po' su diverse tematiche, se non altro anche gli approvvigionamenti, le materie prime, il numero di biciclette disponibili, ma anche il concetto di ciclabilità, obbligatoriamente devo fare intervenire il collega Piero Nigrelli, che sicuramente come direttore del settore ciclo di ANCMA sono estremamente interessata a comprendere un po' quello che è il tuo parere, e soprattutto in questo momento mi sento di voler dare un assist a tutte quelle tipo di progetti e di iniziative che voi state facendo per implementare in maniera serena questo settore. Grazie Piero. Grazie a te Emanuela e buonasera a tutti. Non posso che confermare tutto quello che ho ascoltato in questa quasi ora e mezza di conferenza, di riunione. Moltissimi dei dati citati sono appunto dati di ANCMA, che da più di 100 anni, diciamo così, promuove e difende le aziende del settore ciclo, quindi ANCMA sta proprio per Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessorio, quindi è la rappresentanza industriale di tutta l'industria delle due ruote, con il pedale e con il motore. Ho sentito forte la necessità e il bisogno da più parti di avere dati, di avere numeri. ANCMA, ripeto, da 100 anni li fa, li produce e li rende anche disponibili a tutti, quindi ai media e a tutti gli organi di informazione. Però voglio ricordare che, proprio perché molte aziende sono interessate a questi dati per fare analisi, e quindi per cercare di, come si è detto, ho sentito da più parti, non affidarsi alle sfere di cristallo, perché di sfere di cristallo non ce ne sono,
anzi è meglio non farlo dal mio punto di vista. È molto meglio andare sui numeri, avere analisi, capacità di analisi, modelli previsionali, e quindi ACMA ormai da 5 anni sviluppa un'analisi, una ricerca di mercato proprio sui negozi specializzati. I negozi specializzati dai quali passa circa il 70% del valore di mercato del settore ciclo in Italia. E abbiamo tutta un'analisi di sell-out dei negozi specializzati, quindi dalle visit per tipologia, per segmento di mercato, per fascia di prezzo, anche sul mondo dell'abbigliamento, degli accessori, dei componenti, anche per fascia di prezzo e per suddivisione geografica, quindi nelle aree Nielsen, nord-est, nord-ovest, centro e sud isole. Sono necessari questi dati, bisogna approfondire sempre di più per avere la possibilità di mirare sempre più con certezza là dove vogliamo sviluppare i nostri mercati, oppure semplicemente chiedere a un area manager o a un agente di incrementare una certa quantità del proprio budget di vendita. È stato anche detto la situazione dei costi e dei tempi di trasporto che aumentano e che mettono in difficoltà tutta la filiera di produttiva. Confermo che anche sul versante del ferro, in questo modo noi ci dividiamo un po' i compiti con Manuela, ferro e non ferro, e quindi anche sul ferro è proprio così, quindi telai, componenti, cambi, ruote e quant'altro, è veramente molto difficile in questo momento e molte linee di produzione singhiozzano proprio per la mancanza proprio del componente. Abbiamo anche lì, a favore delle aziende associate, svolto effettuato dei seminari magari con degli esperti sui trasporti, abbiamo scoperto tante cose interessanti, quindi per esempio un nuovo monopolio fra compagnie di navigazione, per esempio, che assolutamente non ci aspettavamo, e stiamo aiutando proprio la Federspedi anche per quello che possiamo in termini di comunicazione a far emergere sempre di più e sempre a maggior voce questo tipo di anomalia, un'Europa che si dichiara così contraria ai monopoli, quindi agli accordi sotto banco, eccetera, poi permette in maniera molto 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 semplice senza colpo ferire questo accordo fra le 4 maggiori compagnie di navigazione. E quando parliamo delle 4 maggiori compagnie di navigazione, credetemi, parliamo di colossi mondiali in grado di mettere un po' sotto pressione qualunque stato. Addirittura qualcuno di loro è proprio un proprietario di Stato. Concludo, Benedetto, o mi vuoi dire... Lasciarti giusto un ultimo assist per la conclusione, anche perché secondo te, cioè, quando si riallineerà la situazione, cioè dal vostro punto di vista, dalla vostra analisi? È molto difficile da dire, perché è proprio un braccio di ferro fra Stati, compagnie di navigazione e Commissione Europea. Quindi è una parte, quando dicevo prima, ACMA da più di 100 anni è a promozione e difesa delle aziende associate, intendo proprio questo, quindi dobbiamo... Però parlaci di ciclabilità. Il lavoro delle aziende. Arriviamo anche di questo è stato discusso, ho sentito prima sull'importanza delle infrastrutture, e anche su questo facciamo la nostra parte sostenendo qualunque tipo di progetto, sostenendo soprattutto le associazioni che sono più di noi impegnate nella realizzazione di infrastrutture ciclabili. Ne abbiamo una in particolare, riconosciuta ormai sia a livello europeo che a livello nazionale, che è la rete di Bicitalia, una rete di ciclabilità sviluppata da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e il Ministero dell'Ambiente. Ecco, su questo obiettivo, su questo traguardo, fondamentale, sono sostanzialmente 2 linee direttrici da nord a sud più la ciclabile sul Po, la Vento, si potrebbe costruire il vero e proprio cicloturismo per l'Italia. Un cicloturismo che in occasione dei nostri 100 anni, del nostro compleanno, ad esempio 7 anni fa, abbiamo voluto festeggiare con un studio di Ambrosetti, dello studio Ambrosetti, sul valore delle 2 ruote. In questo valore delle 2 ruote, quindi comprendendo anche le motociclette, i ciclomotori, gli scooter, c'era anche un capitolo molto interessante sulla ciclabilità, sul cicloturismo.
Ebbene, lo studio Ambrosetti fece questa previsione 7 anni fa, ripeto, che se la rete di Bici Italia fosse stata completata, l'Italia avrebbe cominciato a fatturare circa 3,2 miliardi di euro l'anno sul cicloturismo. E così, facendo rapidamente due conti, che siamo tutti capaci di fare essendo uomini d'azienda, sappiamo che di 3,2 miliardi di euro di fatturato cicloturistico, più o meno il 50% sono tasse, quindi 1,6 miliardi sono le entrate nette per lo Stato. A quel punto ci siamo domandati, ma ecco, allora quant'è che costerebbe realizzare questa benedetta infrastruttura nazionale? Gli esperti dicono che non si spenderebbero più di 2,2, 2,3, 2,5 miliardi di euro. Ecco che allora, già 7 anni fa, facemmo questa provocazione alle istituzioni, agli organi di informazione, mostrando come, e penso che tutti voi siate avvezzi e siate confidenti con il BEP, il punto di break-even di ogni azienda, di ogni prodotto, ma insomma qual è l'opera pubblica che in Italia si ripaga e riesce a ripagarsi in meno di 2 anni? Non esiste, quindi. Eppure, tuttavia, dopo 7 anni siamo qui ancora a parlarne, di una rete di ciclabilità che si potrebbe realizzare veramente in pochissimi anni, ma ancora stenta a venire fuori, stenta a essere creata e realizzata. Tutto questo per dire che è vero tutto quello che si è detto, sono vere anche le previsioni, sono vere anche tutti gli scenari che abbiamo in questa ora e mezza presentato, per mantenerli stabili, perché tutto questo non sia una bolla, perché non si ritorni indietro, anche se non ritorneremo al punto di partenza, occorre veramente essere tutti uniti per cercare di sostenere il più possibile la costruzione di ciclabili per il cicloturismo e la costruzione, come dico io, di opportunità ciclabili, soprattutto all'interno delle nostre città, che non vogliono dire necessariamente ciclabili, ma potrebbero essere anche zone 30. O zone di condivisione di percorsi fra auto, fra altri mezzi di trasporto. Grazie. Non mi resta che fare i complimenti a Manuela per questo convegno, per questa riunione, e augurare buona bici a tutti, che sicuramente sarà così. Grazie. Grazie Piero, continueremo nella nostra collaborazione. Io vedo che stiamo sforando, però scusatemi, ho una domanda veloce, Benedetto, che è arrivata, che riguarda soprattutto la distribuzione, quindi chiedo a Jacopo o Luca di rispondere, perché prima abbiamo parlato di sostenibilità, no? E quindi mi è stato chiesto, ma il concetto di sostenibilità in termini di processo, di prodotto seguito dall'azienda, è riconosciuto dal consumatore che viene acquistato il prodotto per la bici? Luca o Jacob? Per me è uguale. Diciamo sì, inizia a essere riconosciuto, come inizia a essere una discriminante sulla vendita o non vendita di un prodotto. Fondamentalmente l'utente sta diventando molto attento agli imballi, sta diventando molto attento alla provenienza del prodotto. Poi ovviamente, come tutti i nuovi trend, c'è molta confusione, perché si fa confusione tra ciò che è bio, green, economia circolare. Bisognerebbe fare un po' di chiarezza, ma sicuramente siamo all'inizio di una nuova fase. Grazie mille Luca. Jacob? Confermo al 100% quello che ha detto Luca, che sì, è un trend che sta veramente aumentando, i clienti ci chiedono anche, si stanno informando, perciò la pressione in questa direzione sta aumentando, è una cosa fondamentale per il futuro. Grazie, grazie Jacob. Un'ultima considerazione mi viene da un'azienda CMP, Fabio Campagnolo, che spero che sia ancora con noi, un'azienda sicuramente altamente riconosciuta nell'ambito outdoor, che però insomma mi sembra che si sia attivata in maniera eccellente anche nel settore della bike. Fabio, tra l'altro membro del consiglio direttivo di Assosport, e ci fa piacere sapere il tuo punto di vista. Grazie. Diciamo che il mondo bike e il mondo outdoor hanno dei molti punti di contatto. Se puoi alzare la voce, Fabio, ti sentiamo pochissimo. Il mondo bike e il mondo outdoor hanno moltissimi punti di contatto, soprattutto perché partiamo di un prodotto
con tessuti molto simili. Purtroppo non ti sentiamo, Fabio, dovresti alzare l'audio. Scusate, mi sentite adesso? Mi sentite? Poco. Più lontano, Fabio, in effetti. Mettiti più vicino possibile. Il più vicino possibile. Ok. Ecco, dicevo che molti consumatori, soprattutto quelli che si approcciano alla bici nell'ultimo periodo, non vogliono essere vestiti come i super marziani con tutte in licra, questo da nostre indagini. Quindi cercano un prodotto con una vestibilità un po' più comfort, e la possibilità di usare il prodotto che usano per la bici anche poi per fare le attività di tutti i giorni. Quindi per le aziende outdoor si apre la possibilità di ampliare la loro gamma di consumatori con un'attenzione che viene dal mondo della bici. Ecco, questo volevo dire. Bene, grazie Fabio. Quindi si parla di contaminazione, si parla di contaminazione, ci fa piacere che il mondo ciclo contamini altri mondi. Bene, io direi che veramente stiamo sforando, Benedetto, forse è meglio lasciare la parola un attimo a Elisabetta e Alessio per le conclusioni. Credo che ci sia veramente tanta carne al fuoco e soprattutto tanto su cui lavorare, ecco, tanto su cui lavorare. Assolutamente sì, io vi saluto, vi ringrazio per questa bella opportunità, siamo stati, dicevo, quasi bravi infatti perché abbiamo un po' sforato, ma del resto davvero i temi erano tanti, numerosi, interessanti. Tra l'altro troverete il report di questo incontro anche sul prossimo numero di Bike for Trade per chi si fosse perso qualcosa, e quindi grazie a tutti e passiamo a dire la parola a Elisabetta e Alessio per le conclusioni e saluti finali. Grazie Manuela del tuo grandissimo lavoro per l'organizzazione, tra l'altro. Grazie. Alessio e Elisabetta, do ad Alessio, scusami Elisabetta, solo perché so che hai tempi velocissimi perché deve andare alla presentazione della maglia olimpica. Vai Alessio. Sì, grazie, grazie mille. Niente, cosa dire, è stata una bellissima discussione, sono concordo che spunti sul tavolo ne sono stati messi tanti, spero che siano stati anche utili per tanti di voi per riuscire a migliorare quella sfera di cristallo che tutti cerchiamo di avere sul nostro tavolo e che ogni giorno cerchiamo di analizzare per poter prevedere un po' questo futuro che è bello roseo ma comunque complicato da analizzare. Quindi grazie a tutti quelli che sono intervenuti e grazie anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato e speriamo di essere stati utili. Grazie Alessio, a te Elisabetta, vicepresidente, con l'obiettivo proprio che questa sia una prima puntata. Sì, io ringrazio tantissimo Alessio per il grande aiuto che ci ha dato nell'organizzazione di questo evento e tutto in bocca al lupo per la presentazione della maglia olimpica che è un grande onore. Ringrazio tutti i partecipanti, trovo che sia stato un primo incontro. Ci tenevo a dire, se vi interessa la sostenibilità, che abbiamo fatto due incontri molto molto interessanti sulla sostenibilità, proprio a chiarire tutti questi dubbi che ci possono essere, e credo che se vi rivolgete a Manuela si possa avere una copia, perché gli incontri sono stati registrati e quindi chiunque volesse avere chiarimenti, un incontro sulla calzatura, uno sull'abbigliamento, proprio sul tema della sostenibilità. Grazie Elisabetta, noi continueremo anche su questo, continueremo anche sul concetto della sostenibilità, anzi organizzeremo degli incontri mirati a cui non mancheremo di invitare anche tutte le aziende del settore ciclo. Bene, grazie a tutti, buon pomeriggio, è stato veramente un vero piacere, se avete bisogno di qualsivoglia considerazione siamo a vostra disposizione. Arrivederci a tutti e buona alla prossima. Arrivederci.